In questa notte di fuori orario presentiamo l'ultimo film di Chantal Akerman, No Home Movie, che fu in concorso al Festival di Locarno del 2015 in agosto e 2 mesi dopo Chantal Akerman tragicamente scomparve e ci ha lasciato. È un film legato alla figura della madre che percorre un po' la sua filmografia e che tra l'altro era già al centro del bellissimo News from Home che fu orario presentato in passato. Chantal Akerman è improvvisamente comparsa anche sui giornali mainstream perché il suo film Jean-Dilmain si è con grande sorpresa generale, classificato al primo posto della famosa classifica di Sight and Sound dei 10 film più belli della storia del cinema. Non sappiamo se questa improvvisa comparsa di un film di una cineasta nel podio sia dovuta anche a motivi opportunistici. Sicuramente altre cineaste avrebbero meritato lo stesso podio, penso a Kira Muratova, a Larissa Shepitko, a Kinuyo Tanaka, a Aida Lupino e molte altre. Comunque noi seguiamo questo lavoro di Akerman da anni, per noi è una delle più grandi cineaste del cinema della post Nouvelle Vague, insieme a Garrel, insieme a Eustache, insieme a tanti altri, e presenteremo presto, due film suoi a fuori orario, Je tue il elle, che precede di Jean Dilmain negli anni 70, e Dest, che è il suo primo grande documentario sui confini, girato in Polonia per lo più, a cui seguirono altri bellissimi documentari negli anni 90. Akerman iniziò a fare cinema dopo la visione di Pierrot Le Fou, che fu un po' la folgore che le fece intraprendere la sua carriera di artista. Non diversamente, tra l'altro, da Garrel, tutti e due adolescenti avevano visto i film di Godard. Ci piace in queste notti di fuori orario che questi tre nomi, Godard, Akerman, Garrel, si parlino, si rimbalzino. E naturalmente sullo sfondo la figura di Rossellini, di cui presentiamo in questa notte un classico di fuori orario, Europa 51, un altro film che avrebbe meritato sicuramente il podio di Sight and Sound. Buona visione. Vous allez voir maintenant mon dernier film.
C'est l'histoire d'une perte de la mère, mais aussi d'une rencontre avec la mère, ma mère. Alors, ça ne se bouscule pas comme film. Ça demande un peu de patience et un peu d'abandon. Donc c'est ça que je vous demande aujourd'hui, ce soir, pour accueillir ce film. Je vous remercie. Merci pour l'excellente projection.